Alcuni scrigni d'arte di Gaeta, appena restaurati, possono e devono contribuire a sostenere e a rilanciare in futuro l'immagine turistica e culturale della città. Anche tantissimi tour operator e imprenditori del settore stanno partecipando al prestigioso convegno internazionale di studi Gaeta medievale e la sua cattedrale, che è promosso dall'Arcidiocesi e dal Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università La Sapienza di Roma, con l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Si è svolto dopo l'inaugurazione avvenuta presso la Chiesa Cattedrale, presso il Palazzo Cardinal De Vio di Gaeta, alla presenza di studiosi e di esperti delle più importanti università italiane ed europee. L'iniziativa scientifica, curata dal professor Mario D'Onofrio e da Manuela Gianandrea, ha voluto vedere sotto nuova luce i monumenti e le opere d'arte più significative di Gaeta, a seguito dei recenti restauri, e tra questi la cattedrale, le chiese di San Giovanni Evangelista a Mare, di Santa Lucia, nonché il Palazzo Arcivescovile e il Palazzo De Vio, ma ha anche evidenziato come le novità emerse, che studiate approfonditamente da specialisti del settore, devono essere messe a disposizione della comunità scientifica e della stessa cittadinanza in un processo di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali ecclesiastici. Attraverso la valorizzazione, la conoscenza del patrimonio storico-artistico di una città, di conseguenza si realizza un indotto di tipo socio-economico fondamentale a beneficio della comunità cittadina. Questo convegno di studi potrebbe essere forse il commiato, prima della pensione, dell'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Fabio Bernardo Donorio, da anni impegnato per il recupero di alcune opere d'arte della città, in primis la chiesa cattedrale con il suo monumentale campanile. Queste realtà di Gaeta, per tanto tempo abbandonate un po' a se stesse, finalmente, soprattutto partendo dal restauro della cattedrale, dell'insigne cattedrale basilica di Gaeta, ha portato alla luce tanti reperti che per gli studiosi sono ghiottonerie. Un momento importante per Gaeta, che ancora una volta io ho definito ha fatto gol e l'ha fatto con la cultura. Come sapete, è una cosa importante quando un territorio cerca in ogni suo aspetto di trovare un momento educativo e formativo.